Ciao, sono Alice. Oggi continuiamo con la visione passo passo del drama coreano Extraordinary Attorney Woo, che anche nelle puntate 3 o 4 si conferma un dramma fatto molto bene ed estremamente interessante. Prima di addentrarmi nella trama, faccio un paio di appunti su alcune scene, alcune diciamo strutture di scena che si ripropongono e che mi sono piaciute molto. Abbiamo detto la protagonista è un avvocato di 27 anni che soffre di autismo, ha un quoziente intellettivo molto elevato, memoria fotografica, si ricorda qualsiasi cosa legge. E diciamo un po' le solite caratteristiche con cui questi personaggi di solito vengono rappresentati nelle serie TV, come era già stato per The Good Doctor, che prima di diventare una serie americana, ricordo, è stata una serie coreana. Coreana che io non ho visto, io ho visto solo la serie americana e la prima stagione, poi non ho più seguito. Lei è un personaggio fatto molto bene, che entra a lavorare in questo studio di cui ho scoperto il nome, che è Ann Bada. E ecco, si ritrova a dover mettere in campo non solo la sua abilità comprovata, infatti lei si è laureata in un'università prestigiosa con il massimo dei voti, ma anche si trova a dover mettersi alla prova con la gestione dei rapporti sociali, che è la cosa in cui è il campo in cui fa più fatica. Dicevo, un paio di appunti sulle scene. Lei è un amante delle balene, tant'è che ne vorrebbe parlare incessantemente, e ogni volta che ha un'illuminazione riguardo a un caso, una situazione, ha diciamo un cavillo da applicare per volgere la causa a proprio favore, ci sono queste scene di balene che nuotano nel mare, saltano, fanno acrobazie, oppure le balene sempre si ritrovano ad accompagnare magari anche un processo di pensiero che la porta da un punto A a un punto B. Allora c'è questa grande animazione di una balena gigante che nuota nel cielo, che è bellissima. Oltre che animazioni più stile doodle, quindi pupazzetto che appare sullo schermo per sottolineare, diciamo, certi passaggi magari più comici. E sono fatte molto bene, cioè sono animazioni fatte davvero coi fiocchi, che comunque arricchiscono la qualità della scena. Allora, puntata 3 e puntata 4. Puntata 3, splendida. La qualità della scrittura cresce e si conferma nuovamente il punto cardine su cui si può basare una buona serie, perché senza una buona scrittura anche un attore molto bravo può fare fino a un certo punto. Invece qua c'è proprio un modo di presentare gli eventi che è pensato, di presentare anche il disturbo dell'autismo molto accurato e completo, possiamo dire, pensato, ecco, una cosa molto molto bella. Nella fattispecie, nell'episodio numero 3, la nostra protagonista si ritrova ad avere a che fare con un imputato, diciamo, che soffre anche lui di autismo. Però è nella parte più avanzata dello spettro, cioè lo spettro autistico, essendo appunto uno spettro, va da un disturbo lieve, un disturbo moderato, medio, fino ai casi più gravi. Mentre per lei il disturbo non le preclude comunque di avere una vita sociale
e di avere anche un certo grado di indipendenza. Nel caso di questo imputato, di questo ragazzo, invece si tratta di un disturbo che è presente in maniera molto più pronunciata e che praticamente gli rende impossibile vivere da solo, gli rende impossibile, molto difficile comunque la comunicazione e di conseguenza ecco l'indipendenza. Cosa succede? Abbiamo un caso in cui lui, questo ragazzo, viene accusato dell'omicidio del fratello. E fratello, che è fratello maggiore, che è studente modello presso un'università molto prestigiosa, e diciamo figlio di quelli proprio, il figlio giusto in una famiglia già in vista di suo, infatti il padre è presidente non so di che società. E in realtà ovviamente le cose non sono come sembrano, perché questo figlio, che è iscritto appunto a questa facoltà di medicina, sta facendo molta fatica con i suoi studi e non vede neanche il proposito, il fine di tutta questa fatica, ragion per cui ha tentato più volte il suicidio. E testimone di questi vari tentativi di suicidio è appunto il fratello minore autistico, che quindi rimane traumatizzato ulteriormente da queste scene che vede, cerca di impedirlo finché purtroppo nell'ultimo estremo tentativo non riesce, anzi viene ritrovato dai genitori mentre picchia ripetutamente sul petto del fratello in maniera molto violenta, perché sta cercando di rianimarlo dopo averlo staccato dalla corda con cui questo si voleva impiccare, senza riuscirci. Ecco, diciamo, il tentativo purtroppo di salvataggio non va a buon fine, il fratello maggiore muore. E qua ci sono subito due scogli. Il primo scoglio è quello della famiglia stessa, dell'imputato e della vittima, che non vuole far sapere che il figlio maggiore, appunto il figlio diciamo giusto agli occhi della società, ha tentato il suicidio non solo una volta ma più volte. E lei, la protagonista, è molto cosciente anche della visione che la società ha di persone come lei e l'imputato. E dice, chiede alla famiglia se è disposta a sacrificare il figlio vivo, nonostante la sua condizione, per la reputazione di un figlio che ormai non c'è più. E inizialmente sembra questa la via. In più il processo si fa ancora più difficile, perché quando lei riesce a capire che effettivamente quelle che sembravano percosse erano in realtà un tentativo di salvataggio dovuto appunto alle circostanze che ho spiegato, l'accusa usa la sua stessa condizione come metro di misura per andare giù pesante con l'imputato. E nella fattispecie dice se lei, che soffre di autismo, può fare l'avvocato, allora anche lui, soffrendo della stessa, diciamo, condizione, può essere ritenuto a tutti gli effetti colpevole di omicidio e quindi giudicato come se fosse una persona normale. Ed è un passaggio che sinceramente a me ha lasciato un po' perplessa in tutta la costruzione di questo episodio, perché, come dicevo, cioè, l'autismo è uno spettro, è una condizione, un disturbo che ha uno spettro molto vasto, e fare di tutta l'erba un fascio mi sembra una cosa molto miope, una cosa che in tribunale non potrebbe reggere, perché qualsiasi medico, ovviamente formato su questo disturbo, cioè ti può dire che ci sono casi in cui una persona può godere di una certa indipendenza e dei casi invece che sono più gravi e quindi necessitano di diversi trattamenti o diversa gestione, ecco.
E invece l'avvocato dell'accusa proprio ci va pesante, causando anche ovviamente alla protagonista un grande scompiglio, perché che la portano poi alla fine a ritirarsi dal caso dietro la stessa richiesta della famiglia, perché dice: io in questa situazione non sono d'aiuto all'imputato, perché. E qua fa un discorso veramente bello, che qua di nuovo mi collego al discorso iniziale della scrittura pensata, ragionata e che va in profondità. Io sono in grado di dire, dice la protagonista, in che modo il mio disturbo e il disturbo dell'imputato sono diversi, però mi rendo conto che agli occhi delle persone normali non sono una persona in grado di prendersi cura di se stessa, e fa l'esempio di varie situazioni in cui si è trovata. E dice: ripeto, mi rendo conto, sono in grado di descrivere in che modo la condizione mia e dell'imputato sono diverse, ma i giudici e l'accusa non sono in grado, e quindi non ne sarà in grado nemmeno la giuria. E pertanto non sono in questa situazione utile alla causa del mio assistito, ragion per cui mi dimetto, mi tolgo da questo caso, e poi decide anche di dimettersi. E alla fine, ecco, l'accusato viene assolto perché vengono portate le ragioni anche mediche per cui si riesce a dimostrare che lui ha tentato di salvare il fratello. Ma questo non impedisce alla pubblica accusa comunque di chiedere, prima appunto di perdere la causa, 7 anni di reclusione. E la madre si scusa, con lei, con la protagonista, il padre non tanto, ma anche le scuse della madre vengono mal recepite da lei e dalla squadra, nella fattispecie dall'avvocato, quello di mezza via, che adesso è diventato effettivamente un sostenitore della protagonista, perché ha avuto modo di vederla lavorare e di apprezzare un processo di pensiero che magari non è nella norma, è più laterale, ma comunque è efficace nella risoluzione dei casi. E quindi lei decide alla fine di dare le dimissioni addirittura dallo studio, con grande dispiacere anche del bello di turno del protagonista, che invece ha imparato ad apprezzare la protagonista e a trattarla in una maniera che non sia condiscendente verso la sua condizione, ma che sia di apertura e rispetto. Rispetto che già nella puntata precedente aveva chiesto, quando le aveva chiesto di mettere dei paletti a tutti i suoi discorsi fiume sulle balene, dicendo: andiamo, cioè, parliamo delle balene in pausa pranzo, il resto del tempo invece si lavora, si fa altro, si rispetta i propri spazi. Quindi, bel modo di costruire il personaggio, di costruire poi la relazione che vedremo a formarsi come. Nella quarta puntata, viene fornito invece il trampolino di lancio per il rientro della protagonista allo studio, perché la sua amica di scuola, che era già stata presentata brevemente nella prima puntata, ma in maniera veramente en passant, si trova in una situazione un po' delicata. Nella fattispecie il padre sta per essere truffato dai fratelli, che vogliono rubargli dei soldi a cui lui ha diritto, con la scusa che, siccome loro sono fratelli più grandi e hanno studiato, lui invece è il classico sempliciotto che vive in periferia, ha sempre coltivato la terra e quindi non sa fare 2 più 2. In realtà loro, ripeto, lo vogliono truffare bellamente. Allora lei, dopo aver dato dei riferimenti all'amica perché si rivolga allo studio, dove trovare appunto appoggio,
Questo appoggio viene rifiutato perché l'avvocato di mezza via dice: io non ho ancora avuto tempo di processare le tue dimissioni, quindi sei ancora a tutti gli effetti una dipendente di questo studio, ci pensi tu. E è bello perché si vede l'approccio della protagonista con la menzogna diretta, quando un testimone che lei ha sentito dire una cosa in tribunale afferma la cosa contraria. E impara molto in fretta a usare questa cosa a suo vantaggio per riuscire a vincere la causa. E viene presentata la relazione fra queste due ragazze che hanno appunto stretto amicizia a scuola, dove lei, la protagonista, è sempre stata bullizzata appunto per la sua condizione in maniera ovviamente crudele. E l'altra amica, e l'altra invece che faceva sempre la parte di quella più fuori di testa, è stata l'unica che a un certo punto ha preso le sue difese e loro hanno formato, diciamo, questa amicizia un po' sui generis, che però dura tuttora. Il mio primo pronostico della coppia dei due avvocati che fanno parte della squadra insieme alla protagonista, che si metteranno insieme, già viene sfatato, perché l'amica, nel vedere il cinico, lo chiameremo, ha già l'occhietto molle, si vede che c'è già dell'intrigo. E quindi immagino che invece l'altra, quella con i disturbi intestinali, troverà altrove le sue mire. E tra l'altro il cinico e il protagonista maschile, il bello, vivono insieme, cioè sono coinquilini. E qua si vede, allora, prima di tutto il cinico è quello che dice alla tizia con i problemi intestinali, troveremo un altro nome corretta per designarla, che lui non ha nessun problema ad ascoltare tutti gli sproloqui della protagonista sulle balene, perché lo vede dalla faccia, fa lui, non ha nessun problema, e quindi perché dovresti averli tu? E quindi già viene un po' messa al suo posto. E inoltre si sviluppa ancora un po' il rapporto tra i due protagonisti, perché lui le prende un regalo e glielo lascia sulla scrivania nel periodo, diciamo, di limbo in cui lei non viene più a lavorare perché si ritiene licenziata, e invece è in una fase, appunto, ripeto, di ambiguità. E lei, quando ritorna, vede questo pacchetto sul tavolo senza scritta, senza niente, non sa di chi sia, lo butta, e quindi lui ci rimane già come una pera cotta. E poi la porta nella sala conferenze, dove c'è una gigantografia di una balena, e lei rimane veramente rapita davanti a questa immagine, con lui che la guarda con occhi adoranti, e altro tassellino nella costruzione della loro relazione, che è molto molto interessante. Bello anche il cinico, perché poi, soprattutto nelle anticipazioni della quinta puntata, è quello che fa un po' la parte scomoda, perché chiede come verrà trattata, visto che si è presa dei giorni senza permesso, fondamentalmente, perché dice: se si dimette è un conto, ma se rientra cosa fa? Verrà punita? Oppure col fatto che lei soffre di autismo, facciamo i buonisti di turno, e quindi facciamo passare tutto in cavalleria. E l'avvocato di mezza via le dice: siamo una squadra, dobbiamo imparare a supportarci, vedremo. E qui, nelle anticipazioni della quinta puntata, si vedrà appunto il cinico e la protagonista che battibeccano, ma credo che potrebbe nascere una buona relazione professionale di stima reciproca, perché lui non considera la sua condizione come un lasciapassare, e questo potrebbe essere molto buono. Come già non la considerano in realtà neanche il protagonista maschile, perché vi ho detto, lui non ha avuto esitazioni a mettere dei paletti. Però è anche vero che quando si ha a che fare con una persona di questo tipo, è difficile non scadere nel pietismo, che ti fa magari prendere delle posizioni molto più morbide, e anche un po' di superiorità. Quindi vediamo come questa cosa verrà gestita.
Inoltre l'amica snasa subito che lui, il bello, ha un interesse morbido nei confronti della protagonista e quindi lo spalleggia subito perché comunque si rende conto, che ci sono delle buone premesse. Molto molto interessante di nuovo, cioè mi è piaciuto. Adesso vediamo, si conferma un po' lo schema per cui in ogni puntata c'è un caso e grazie a questi casi si va a far luce sul vissuto dei personaggi e si va un attimino a indagare anche sulle varie relazioni. Ad esempio, alla fine della quarta puntata si vede che lei, nonostante il massimo dei voti, nonostante la laurea in un'università pluriprestigiosa, per 6 mesi non è stata chiamata da nessuno studio, anzi lo studio stesso dove lei adesso è impiegata ha rifiutato la sua candidatura finché non è intervenuta la capa, la signora Anna. Che io vi ho detto, avevo già pronosticato che potesse essere la madre. In realtà sembra di no, ma non lo escludo ancora del tutto, perché lei guardando una fotografia dopo che è stata a colloquio col padre della protagonista, dice che potrebbe conoscere, perché abbiamo detto nella prima puntata, lui sembra essere un ex avvocato, cosa su cui avevo io i miei dubbi, quindi me li tengo ancora i miei dubbi. E lei guarda una foto della protagonista e dice assomiglia del tutto a sua madre. Non escludo ancora però un coinvolgimento in qualche modo, perché non mi paga ancora del tutto l'occhio la sua totale estraneità con questa protagonista. Vedremo, staremo a vedere. E vediamo come si evolve la cosa. Confermo il mio interesse, confermo tutte le buone impressioni che ho avuto nelle prime 2 puntate. Quindi ci vediamo direi la settimana prossima con la puntata 5 e 6 e vediamo dove ci porteranno. Bene, mi fermo, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!